ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Questo è un video alternativo, non è un video make up, ma è un video su come faccio io ad applicare lo smalto semipermanente. Allora, io ho fatto un corso, non mi definisco onicofagista, ma ho fatto un corso appena uscito questa tecnica di ricostruzione, diciamo, e ho fatto un corso, ho pagato 800 euro con l'attestato. E niente, volevo farvi vedere come fa il prodotto che io uso per mettere lo smalto semipermanente. Il prodotto che io uso, allora, io ne ho tanti, ho varie marche, ho da Bosi, Peggy non l'ho mai presa, ho solo per i gel per la ricostruzione, ma ho trovato dai cinesi. Adesso lo so che si aprirà un dibattito, ai cinesi di qua e di là. No, ragazze, allora, esiste una marca che si chiama Melissa, la trovate anche sul sito appunto di Melissa, ed è una marca americana, USA, non è una marca cinese, che è questa. Questo è lo smalto semipermanente nero e guardate, vedete che c'è scritto Made in USA, e dove c'è scritto tutti gli ingredienti, tutte le cose, la data di apertura, vedete? Quindi sono a norma. I prodotti che trovate non a norma, anche dai cinesi, dove non ci sono scritti gli ingredienti, dove non viene specificato gli ingredienti, dove non viene specificato nulla, ma trovate solo il prodotto, magari con il nome ma senza altro. C'è anche un'altra marca che si chiama Lori, non so se la vedete. Questo è uno smalto semipermanente per me che sono mamma e ho poco tempo, non ho tempo di fare tanto, diciamo, ma per avere le unghie curate. Questo si chiama One Step, nel senso che non dovete applicare sotto la base, non dovete applicare sopra il top coat sigillante, ma voi applicherete solo due passate di questo e avrete le unghie perfette. E dura come gli altri smalti, e questo è una novità. Infatti c'è scritto New Innova. Ragazze, non riesco, mi ogni tanto mi devo vincere fuglio. Insomma, è un'innovazione, eccola, diciamo in italiano, è un'innovazione. Guardate, qui ha tutti gli ingredienti, ha come si usa, ha un powder apertura di, è un 12 ml, ha un powder apertura di 6 mesi e qua dietro tutti gli ingredienti, è a norma, ragazze. Questa marca, anche se presa dai cinesi, è a norma. State attente appunto che dietro ci siano gli ingredienti, che sia a norma c'è, e il prodotto sarà a norma. Quindi è un video alternativo, vi faccio vedere come io faccio ad applicare questo smalto One Step, cioè uno step. Allora, vado con la Poffy, io ho già tirato indietro con questo attrezzino qua, vedete, con questo attrezzino qua ho tirato indietro le cuticole. Io di solito ormai sono abituata, le ho sempre fatte, le ho sempre tagliate, e quindi quando voi iniziate a tagliare le cuticole siete rovinate, dovete sempre tagliarle. Quindi adesso io andrò con la mia Poffy, questa spugnetta, questa lima, diciamo, morbida, si chiama Poffy, con la Poffy andrò a togliere, diciamo, il grasso che si forma sull'unghia, in modo che il prodotto andrà a aderire meglio e andrà a aderire meglio. Quindi con la Poffy andrò a grattare appena appena la mia unghia, di modo che appunto togliere il grasso che forma l'unghia sopra. Io la forma gliel'ho già data ieri sera, le ho già sistemate ieri sera per essere più veloce oggi nel fare questo lavoro. Quindi io vado con la mia Poffy a togliere appunto
lo strato di grasso che si forma e velocemente ho tolto il mio strato di grasso. Con un pennello vecchio che avevo da make up, vedete questo qua, vado a spolverare le mie unghie in modo che vado a togliere tutta la polvere che ho fatto con la limetta, con la Poffi, se no resterà, quando voi applicherete lo smalto resteranno i puntini rimarranno non omogenei, ma rimarranno i puntini, ecco. Non bisogna toccare, una volta che sgrassate le unghie non vanno più toccate con le mani per evitare di ringrassarle e quindi a far sì che il prodotto non aderisca bene all'unghia. Io ho un prodotto di Bosi che si chiama Acid Free Gel Primer, è liquido, è un liquido. L'unica cosa aggiuntiva che faccio, che si potrebbe anche non fare ma io lo faccio, questo serve per far sì che il prodotto aderisca meglio all'unghia. Quindi vado a passare, e ha liquido, vado a passare, vedete, è tipo un'acqua, però è un primer, diciamo, no? Come primer make up, serve per far durare di più, il primer make up per far durare di più il make up, invece questo aiuta appunto a far durare di più lo smalto semipermanente o anche le ricostruzioni. Questo è di Bosi, però lo trovate anche della marca Melissa. Facciamo asciugare bene e andremo ad applicare. A me piace questo colore, è un malva, un bel malva, mi piace. Qua da me nevica. Adesso è asciutto, adesso vado ad applicare lo smalto. Farò il primo strato abbastanza sottile, non andrò a fare uno strato molto spesso. Ho perso un po' la mano, ragazze, perché vi dirò, è talmente tanto tempo che non faccio smalto semipermanente, ricostruzioni, ho perso un po' la manina. Vedete, faccio uno strato leggero leggero. Vado a fare tutte le unghie e andrò a mettere in lampada per 120 secondi. Ci vediamo tra un po'. Eccoci ragazzi, le ho lasciate in lampada per 120 secondi e questa è la prima passata di smalto. Adesso andremo a dare la seconda passata e ci vediamo con la seconda passata. Ecco ragazze, è fatta la seconda passata. È finito il tutto, non c'è bisogno di sgrassare, non c'è bisogno di niente perché lo smalto è asciutto, non ha bisogno appunto di essere sgrassato e sono finite così. La cosa bella di questo, allora con la seconda passata stiamo attenti, nel senso che io gli ho dato due passate per cercare, per dare un po' più di intensità al colore, però a volte se non vi interessa avere il colore troppo pieno, piuttosto che anche solo una passata un po' abbondante è più che sufficiente, però state attente a non esagerare col prodotto, a mettere troppo prodotto, perché poi più spessore ci sarà sull'unghia più si rischierà che si alza. Quindi niente, questa sono due passate di smalto semipermanente e avrò le mie unghie per 2 o 3 settimane. Scusate l'interruzione. Dicevo che per 2 o 3 settimane avrete le mani in ordine. Mi raccomando, quando fate i mestieri comunque usate candeggina, prodotti aggressivi, mettete sempre i guanti, perché comunque andrà a rovinare anche la lucidità del prodotto, piuttosto che comunque rischierà di smangiarvi il prodotto, la candeggina, prodotti aggressivi, dico, usate il detersivo dei piatti, no, però se usate prodotti aggressivi cercate di indossare i guanti. Niente ragazze, un'altra interruzione. Niente, stavo dicendo ragazze, adesso andrò a fare l'altra mano e nel giro di 5 minuti avrò le mani in ordine per 2-3 settimane, in base anche alla ricrescita della vostra unghia. Diciamo che con lo smalto semipermanente
sia con lo smalto semipermanente che con la ricostruzione, l'unghia tra virgolette è un po' più protetta e quindi ha una crescita leggermente più veloce, perché anche gli urti così vengono un po' riparati da questi dei prodotti che abbiamo messo sopra l'unghia. Niente ragazze, per il momento vi saluto, vi mando un bacio, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella così sarete tra i primi a vedere i miei prossimi video e finisco l'altra mano, faccio l'altra mano così avrò le mani in ordine per un paio di, almeno un paio di settimane. Vi mando un bacio e al prossimo video, ciao ragazze!